È un aspetto importante. Adesso vi voglio spiegare bene perché, vi voglio fare un esempio. Il cane, per esempio. Oh, mi devo leggere una cosa. Adesso mi devo leggere questa cosa qua. Leggere questa cosa qua. Aspetta, Allora, abbiamo visto il brano del Vangelo. Guardate un po', che bello. Quando vi consegneranno. Guardate come le cose, così vedete anche come funziona il mentale superiore. Vedete un po' come si coordina, perché è importante sapere anche come funziono io, come faccio a farvi lezione, come faccio a raccontarvi queste cose. Dice il Vangelo: quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Allora, intanto questa frase è un riferimento ai tempi futuri. Ciò vuol dire che quando verranno tempi più duri, e verranno, stanno già arrivando e verranno, dovreste essere in grado di mettere in atto quello che ho appena letto. E cioè, non preoccupatevi di come e di cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non sarete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla attraverso di voi. Allora, non sembra una cosa fuori di testa questa? Questo c'entra con la domanda, perché quando uno dice: ma io lavoro sulla mente, lavoro sui meccanismi, lavoro su queste cose, però è un lavoro incredibile, faccio una fatica incredibile per avere un certo coordinamento mentale. E mentre vi spiegavo questa cosa, adesso sembra tutto scollegato, ma poi vedrete che si riunisce tutto. Mentre vi spiegavo questa cosa, ho sentito la necessità di farvi un esempio. E allora ho detto il cane. Va bene? Nel momento in cui ho detto il cane, non avevo la minima idea di cosa servisse questo cane in rapporto alla spiegazione di quello che vi sto dicendo. Sono esempi sciocchi, ma mi voglio far capire cosa vuol dire non preoccuparsi di ciò che si dice, quando in qualche modo si lascia scorrere la parola attraverso di sé. Non so che sembra esagerato, però vi devo fare degli esempi. Ricordate che il punto di partenza era: se ho qualcosa da insegnarvi, farò in modo di farvelo capire. E adesso ci arriviamo. Allora, ho detto il cane, e mentre dicevo il cane mi guardavo, perché c'è una parte di me che osserva sempre quello che sta accadendo, qualunque cosa, qualunque gesto, qualunque cosa, c'è sempre una parte di me che sta osservando tutto quello che accade. Bene, a un certo punto sento l'esigenza di farvi un esempio. Allora esce questa parola, il cane. E mentre dicevo il cane, dicevo: Max, scusa, di cosa stai parlando? Però non importa, perché effettivamente è una specie di monitor che si accende in cui appare un cane, e questo cane è, a mio parere, l'esempio migliore per spiegarvi a cosa servono questi esercizi di presenza. Va bene? E adesso vediamo come funziona. Però quando Gesù dice: non preoccupatevi di come e di cosa direte, io vorrei farvi capire che è un lavoro, non accade così. Rendetevi ben conto di questo. Lasciate stare quando vi consegneranno. Ma anche nella vita normale, la frase "non preoccupatevi di come e di cosa direte" è assolutamente incomprensibile. Come fate a essere in questa condizione? Vedete cosa voglio dire? Immaginatevi di essere in questa condizione, che non vi preoccupate di cosa dite. Cosa fate? Prendetevi 30 secondi. Dai, oggi va così, dai. Allora, mettetevi in questo stato d'animo. Non mi voglio preoccupare di ciò che dico. Rischiamo di straparlare, non è così. Quando non ci si preoccupa, specialmente dopo, quando si è a cena tutti insieme con gli amici, magari con due bicchieri di vino, lì non ci si preoccupa più di come si parla. Il problema è lo Spirito Santo che parla attraverso di noi, oppure il farfugliamento della personalità che si sbraca e si cominciano a cantare i canti di montagna, per esempio, no? O le canzoni di Battisti. Capite cosa voglio dire? E cioè, nella vita normale di una persona,
e voi quindi siete iscritti a questo corso di base, quindi teoricamente nei numeri 4, ricordate? Ecco, vorrei farvi rendere conto di come il fatto che lo Spirito Santo parli al vostro posto non ha senso. Non ha senso. Quando è che lo Spirito Santo parla al vostro posto? Fatelo questo esercizio, guardatevi un attimo. Quando mai lo Spirito Santo ha parlato al vostro posto? Tranne per tirare giù qualche Madonna, quando siete incazzati con qualcuno, allora porco di qui, porco di là, tirate giù tutti i santi, ma non so se è lo Spirito Santo che parla attraverso di voi. È importante questa cosa. E non lo dico per mettervi in difficoltà, ma lo dico per stimolarvi a fare un lavoro di presenza. Quindi utilità della presenza, anche se gli esercizi di presenza sono superati. Quando mai lo Spirito Santo parla attraverso di voi? Vi rendete conto? Eppure Gesù lo dice chiaramente, dice, guardate, bisogna cominciare a prendere sul serio queste frasi, è un periodo che non si può più giocherellare, eh? Ve l'ho detto tante volte. Quindi Gesù dice, non ti preoccupare di quello che dirai, ma dal punto di vista pratico, come funziona questa cosa? Vedete che c'è un lavoro da fare? Vedete che non è una cosa automatica? Vedete che non è qualcosa che mi sveglio domani mattina e lo Spirito Santo parla attraverso di me? Non è così. E per fare questo lavoro bisogna avere la capacità di osservare la totalità dei propri pensieri. Ecco. Vedete che sto rispondendo alla domanda. Dice, ma sì, è difficile stare attenti alla qualità dei propri pensieri. È difficile, sì. E cosa c'entra il cane? Adesso lo vediamo. Se io vi dovessi fare questa lezione e se fosse un cane, non sto parlando bene dei cani, per carità, non sto parlando male. Se fossi un cane, la lezione sarebbe così. Cari amici, oggi vi spiego Cari amici, oggi vi vorrei spiegare i cani. Non sto parlando male, neanche bene, sto descrivendo una situazione. Non hanno la capacità di coordinare le particelle del mentale orizzontale. Ciò vuol dire che se potessero parlare, cercate di capire, non andate in cose complicate, le cose sono molto semplici. Se potessero parlare, comunque non riuscirebbero a fare un discorso fino alla fine. Perché? Perché non hanno ancora la capacità animica di coordinare il materiale mentale. Seguitemi bene perché questa cosa è fondamentale, così capite a cosa servono gli esercizi di presenza. Quindi il cane comincia qualcosa. E poi si perde, si gratta, fa un giretto, poi quando gli viene in mente di nuovo quello che voleva dire, per modo di dire, lo riprende. E quindi assolutamente incapace di fare un discorso. Cercate di capire, non andate a complicarvi la situazione. Ah, ma i cani sono bravi, buoni, non lo sto dicendo il contrario. Sto solo dicendo che non sono in grado di coordinare il piano mentale. Quindi, a partire da questo livello, che è stato anche il nostro livello, perché l'evoluzione riguarda tutti noi, osservando gli altri esseri viventi su questo pianeta, noi possiamo vedere che tipo di coscienza abbiamo avuto in passato, perché in passato abbiamo avuto una coscienza di tipo vegetale e una coscienza di tipo animale. Va bene? Questo è facile, basta guardarsi dentro e vedere quello che succede dentro noi stessi. Però oggi non possiamo fare questo lavoro, però per adesso credete. Quindi c'è stato un momento nel nostro passato evolutivo, forse migliaia di anni fa, in cui anche noi eravamo allo stesso modo, e cioè incominciavamo un discorso, a parte la fatica che l'umanità ha fatto per mettere insieme delle parole che avessero un significato, però anche questo sarebbe lungo da vedere, ma gli esseri umani non riuscivano a coordinare i propri pensieri.
Cosa vuol dire? Vuol dire che non è l'essere umano che dirige a volontà, a piacere ciò che vuole dire, ciò che vuole pensare, ma sono i pensieri che scorrono in qualche modo. E come fanno i pensieri a scorrere? Semplicemente perché i pensieri sono intorno a noi. Gli stessi pensieri che sono intorno a me sono intorno al mio gatto, sono intorno al mio cane, assolutamente. Solamente che io sono un po' più evoluto come voi rispetto agli animali e ho la capacità di riconoscere questi pensieri, di collocarli, di comprendere le parole e di fare una successione per potermi esprimere in un certo modo. Infatti qualcuno di voi mi aveva chiesto: come fai, Max, a parlare per ore senza perdere il filo e senza ripeterti, per esempio? Vedete che c'è un lavoro da fare, altrimenti cosa succede? Succede che si dice qualche cosa, poi ci si dimentica di quello di cui si stava parlando e non si riesce più a sapere dove si è, si perde il filo e bisogna ricominciare da capo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è un cammino che va dall'incapacità di gestire il proprio piano mentale alla possibilità di gestire completamente il proprio piano mentale. Questo lavoro è assolutamente indispensabile. Per esempio, quando ci svegliamo, quando ci addormentiamo, quando l'anima esce dall'involucri terrestri che restano lì a dormire e va a farsi gli affari suoi, oppure quando entra la mattina, c'è un periodo più o meno lungo in cui i pensieri sfuggono, anche questo ve l'ho già accennato, cioè se ci pensate bene, se vi accorgete, avete un pensiero in mente e dopo un decimo di secondo c'è il vuoto, il vuoto, il vuoto più assoluto. È interessante, mi piacciono molto questi momenti per vedere come funziona il mio apparato psicofisico. Ed è incredibile quando mi accorgo che non sono ancora sveglio completamente alla mattina, ed è incredibile quando osservo il mio pensiero e nonostante lo stessi osservando, improvvisamente scompare come se non fosse mai esistito e se cerco di riprenderlo non c'è più. E questo mi permette di capire che quando l'anima non compenetra in un modo profondo il nostro essere psicofisico, tutto si perde, tutto funziona meccanicamente, automaticamente, i pensieri vanno e vengono. Allora, come si può sperare che lo Spirito Santo parli attraverso di noi se non abbiamo alcun coordinamento di pensiero? Non è lo Spirito Santo, ma è la meccanicità planetaria che parla attraverso di noi. Gli esercizi di presenza servono soprattutto a capire di quanto noi non siamo presenti, quindi sono estremamente utili. Qual è il problema però? Il problema è che facciamo un incredibile lavoro e bisogna farlo, sapendo che prima o poi bisognerà poi mollarlo. E questo è il problema grosso. E cioè, una volta che abbiamo, di questo ne parlerò anche al secondo corso perché c'è una domanda che riguarda proprio questo punto. E quindi ci costruiamo un centro di gravità permanente che sia. Questo centro di gravità è lo sforzo che noi facciamo per essere presenti, per osservare i nostri pensieri, per dare un coordinamento al nostro apparato mentale. Il problema qual è? Quando abbiamo ottenuto un alto grado di coordinamento, è il momento di lasciare tutto quanto e di far parlare lo Spirito Santo attraverso di noi. È un po' come se si creasse un sistema di apprendimento consolidato, cioè che ci appartiene, in cui noi abbiamo imparato ad osservare i pensieri reali rispetto ai pensieri farlocchi, e questo è un lavoro che state facendo, vedete perché è importante. Quando avete la capacità di percepire i vostri pensieri reali, voi vi fate un contenitore. Questo contenitore poi lo lasciate riposare, lo lasciate lì, perché voi non siete quella cosa. Ma se voi non avete un coordinamento su quell'insieme di pensieri non succede mai niente, e cioè c'è solo la meccanicità. Quindi gli esercizi di presenza erano e sono giusti e servivano a far rendere conto alle persone di quanta necessità avessero di coordinare la propria volontà, il proprio stato di coscienza per poter essere coerenti, per poter fare un lavoro su di sé, per poter studiare, per poter leggere dei libri, per poter viaggiare, per avere
dei punti di osservazione importanti per essere testimoni di quello che accade. Allora, quando vi dico di sorvegliare i vostri pensieri, è fondamentale questo lavoro. Il problema qual è? È che è un lavoro che si fa sapendo però che a un certo punto, una volta che avete coordinato il vostro pensiero, lo dovete lasciare riposare, non fare più riferimento a quello, perché quello è il piano terrestre, e lasciar passare e lasciar parlare lo Spirito Santo attraverso di voi. Allora, vedete? Vedete come si può funzionare? Quando si accende una parte, una zona del mentale superiore, le cose cominciano a funzionare in un altro modo. E allora, come vi dicevo, c'è un centro di gravità superiore, dove è l'anima stessa che osserva tutto quello che sta accadendo. E quando deve dire qualche cosa, parte dall'alto. Questo qualche cosa parte dall'alto, è un'idea, è una parola, è un concetto che arriva. Per spiegarvi meglio, non sono io che cerco l'esempio, ma è l'esempio che cerca me. So che sono cose strane, però mi sono molto utili queste cose per capire bene dove stiamo andando. È l'esempio che mi cerca. Quando ho necessità di raccontarvi qualche cosa, questo qualche cosa arriva. E fa parte di quel famoso ologramma di cui vi ho parlato tante volte, che è creato da me che vi sto parlando, da voi che state ascoltando. Sembra complicato, ma poi non lo è. Allora, questi esercizi di presenza sono difficoltosi, rompono le scatole, ma sono ancora importanti. Quando dico che sono superati, dico che sono, perché dico che sono superati? E perché è vero questa cosa. Perché non c'è più tempo di giocherellare con gli esercizi di presenza. Ecco dov'è il punto. Che noi siamo tutti in ritardo, ve l'ho già detto tante volte. Vedete, questo è un esempio di ritardo. Cioè, noi arrivati a questo punto, oggi, 31 gennaio 2021, noi dovremmo già tutti quanti avere un centro di gravità permanente inferiore. Dovremmo già essere qua. Il problema qual è? Che abbiamo passato 10, 20, 30, 40, 50 anni di semi-addormentamento psichico in cui abbiamo preso il lavoro su di sé non molto seriamente. L'abbiamo preso come un qualche cosa che serviva non a sistemarci davvero all'interno, ma a far roccare, in un certo senso. Lo so che ci ritorno su queste cose, ma è importante. E quindi a copiare, incollare dei principi, delle frasi, giocherellando con il lavoro su di sé, facendo diventare il lavoro su di sé un elemento di riconoscimento. Abbiamo aggiunto qualche cosa alla nostra personalità invece che toglierla. E questo è un gioco dell'ombra comunque. È stato organizzato anche questo. Ogni volta che c'è un movimento di risveglio, l'ombra si organizza per far diventare tutto farrocco. E quindi c'è qualcuno che parla in un certo modo, qualcuno che parla veramente in modo intuitivo dall'alto, ebbene se ne accompagnano decine, centinaia di altri che invece lavorano sul piano orizzontale. In buona fede, fanno un ottimo lavoro, è un lavoro necessario, ma capite dove voglio arrivare. E cioè abbiamo preso per decenni, per un secolo, il lavoro su di sé sotto gamba. Adesso dovremmo essere tutti quanti nella condizione che vi sto descrivendo. Quando si facevano gli esercizi di presenza, nel mondo c'erano gli 1, 2, 3, i 4.1, 2, 3. Vedete? I 4.1, 2, 3. Cosa vuol dire? Chi sono i 4, livello 4, l'ho spiegato tante volte, i 4.1, 2, 3, chi sono? Sono quelli che non sanno di essere nati al mondo spirituale, non hanno la minima idea. Proprio come i 5.1, 2, 3 non hanno idea che sono nati al mondo spirituale. Solo il 5.4 incomincia a riconoscere che quello che succede all'interno di sé è un risveglio spirituale. All'inizio si vive tutto quanto a volte nella follia, e ne parlerò al secondo corso perché è importante. La stessa cosa, per analogia, riguarda il livello 4. Ai tempi in cui c'erano gli esercizi di presenza, erano fondamentali perché la stragrande maggioranza dei ricercatori erano inconsapevoli, per cui arrivavano dei personaggi carismatici dotati di grande magnetismo, tali da raccogliere intorno a sé una marea di persone
creando delle scuole, come la scuola di Gurdjieff, per esempio la scuola di Parigi, di Gurdjieff, raccoglieva tantissime persone, ma che non erano come noi, erano persone che sentivano in qualche modo che dovevano fare quel lavoro, ma ancora non avevano le idee chiare. E gli esercizi di presenza erano fondamentali. E tutta la scuola di risveglio di quel periodo era fatta su questo tipo di esercizi, ed era giusto che fosse così. Perché? Perché erano altri stati di coscienza che dovevano capire la necessità di un risveglio effettivo, quindi passare ai piani 4, 5, 6. Adesso invece ci sono centinaia di migliaia, forse milioni di persone su questo pianeta che sono 4.4, 5, 6, 7, sono cambiati i propri tempi in un modo molto molto veloce. E quindi quando Gesù dice che si apre il regno dei cieli, che lui è andato dal Padre, che ha mandato lo Spirito Santo per noi, beh, si può pensare che effettivamente questo ci sta bene, va bene per noi. Si può pensare che entreremo nel mondo dei numeri 5 molto presto. Io lo auguro, tutti se lo augurano, perché più persone passano a livello 5, più il mondo non può più essere basato su delle menzogne come adesso, non può più essere basato sulla demenza come adesso, perché ci metteremo a ridere quando, se milioni di persone si mettono a ridere di questi dementi di scribi e farisei, chiaramente non li segue più nessuno, si auto impoveriscono, si auto chiudono in un ghetto intellettuale e lì ci muoiono, non li considera più nessuno, e noi andiamo avanti a fare la nostra vita, a ridere, a scherzare, a passeggiare, a volerci bene. Però questa cosa ancora non è così. Quindi in questo periodo ecco perché dico che sono superati gli esercizi di presenza, perché adesso c'è stato un risveglio, non c'è dubbio che c'è stato un risveglio, quindi che ha portato gli esseri umani a conoscere altri stati di coscienza. Il problema è che manca il consolidamento, e cioè ci siamo trovati, la maggior parte di noi, la maggior parte di voi, fa parte proprio, tutti quanti voi fate parte proprio di questi gradini superiori, non siete più coloro che vivono il risveglio come così completamente persi in questo mondo. Avete capito la necessità di leggere dei libri, di informarvi, di frequentare dei corsi come questi. Per voi sta cominciando a diventare vitale, e un po' alla volta l'importanza che voi date al lavoro su di sé crescerà. Però siamo un po' tutti in ritardo. Quindi ecco che quando vi dico di osservare i vostri pensieri, è un lavoro necessario. È un lavoro necessario per diventare umano in un certo senso, perché un umano in questo momento evolutivo dovrebbe essere così, dovrebbe essere a posto dal punto di vista mentale e emozionale, avere la capacità di discriminare, di discernere ciò che sono i pensieri alti e i pensieri bassi, ciò che sono le emozioni che appartengono all'ottava alta, le emozioni che appartengono all'ottava bassa, di osservare tutto questo mondo con chiarezza. E vedete che tutti quanti voi ancora ci dovete lavorare su queste cose, vedete quanto è importante. Allora, la domanda, vediamo un po' la domanda. Allora, dici di guardare i nostri pensieri per capirne la qualità, certo, però farlo tutte le volte, come tu hai detto, è difficilissimo, anche se ci si prova. La domanda è, quando vedo la qualità dei miei pensieri, cosa bisogna fare? Quando vedi la qualità dei tuoi pensieri, hai già fatto tutto quello che si chiedeva di fare. Perché? Perché è importante vedere la qualità dei propri pensieri? Perché se noi abbiamo 100 pensieri, 90 possono appartenere al mondo virtuale, al mondo finto, al mondo della menzogna. Se incominci ad osservare i pensieri reali, questo è il più bel giorno della tua esistenza, perché significa che stai incominciando ad abitare nel regno dei cieli. Quindi quando mi chiedi cosa ne faccio di questi pensieri elevati, è fantastico, capisci?